L'ultima cosa da decidere definitivamente è se lei si trovi in una commedia o in una tragedia. Per citare Italo Calvino, il senso ultimo a cui rimandano tutti i racconti ha due facce: la continuità della vita, l'inevitabilità della morte. Tragedia, lei muore. Commedia, si è a casa. Noi non abbiamo, come il personaggio di questo film, un narratore esterno che decide quello che accadrà nelle nostre vite. E di certo non apparteniamo a un determinato stile letterario. Però mi piace pensare che c'è una qualche similitudine tra quello che accade al personaggio di Vero come la finzione e quello che succede internamente a noi, ovvero la nostra voce interiore che continuamente giudica le nostre azioni, influenzando le nostre scelte e di conseguenza influenzando la nostra felicità. Io vorrei chiedervi di fare un'esperienza insieme a me, vorrei chiedervi di girarvi e presentarvi tra voi. E avete 5 secondi per farlo, quindi prego, giratevi e presentatevi. In uno studio realizzato dalla Brigham Young University in Utah, è stato dimostrato che l'isolamento e la solitudine hanno delle conseguenze più nocive per la salute di quanto ce l'abbia l'obesità. Isolamento e solitudine predicono una morte prematura sotto i 65 anni, quindi non pensiate che perché siete giovani siete immuni a tali rischi. Noi intanto ci siamo appena presentati e forse, con un po' di fortuna, abbiamo appena aumentato la nostra aspettativa di vita. Ma voi vi chiederete cosa c'entra l'isolamento e cosa c'entra la solitudine con l'ottimismo, che è quello di cui io sono venuta oggi a parlarvi. Ebbene, questi due sono sintomi molto noti della depressione, e la depressione non è altro che la forma più cronica di pessimismo o più patologica, ovvero la totale assenza di ottimismo. E se voi pensate che la depressione non è un argomento sul quale puntare l'attenzione, io vi invito a guardare le statistiche che per il 2020, e almeno negli Stati Uniti, predicono la depressione come principale causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Parliamo di ottimismo. Cos'è secondo voi l'ottimismo? È una forma di vita? È un stile di pensiero? Un'emozione? Qualcuno si è già posto questa domanda. Fortunatamente l'ha fatto nell'ambito empirico, scientifico. Uno dei primi è stato il professor Lionel Tiger, che nel 1979 ha scritto un libro, Optimism and the Biology of Hope, nel quale ha approcciato l'ottimismo dal punto di vista antropologico. Secondo il professor Tiger, l'ottimismo è stata una forma di adattamento biologico che ha sviluppato l'uomo primitivo per riuscire a sopravvivere. Sostanzialmente l'uomo tende ad abbandonare tutte le attività che sono troppo rischiose, invece l'uomo primitivo ha sempre trovato la forza per uscire dalle caverne e procurarsi da mangiare. Una delle ipotesi riguarda il rilascio di endorfine e le sue proprietà benefiche dal punto di vista euforico e anche analgesico. Diciamo che forse l'uomo delle caverne è stato uno dei primi amanti degli sport estremi. Ma studi più recenti, e qua si va al 1990, hanno introdotto l'ottimismo come qualità appresa o come frutto dell'esperienza. Il professore Martin Seligman dell'Università di Pennsylvania ha introdotto per la prima volta il concetto dello stile esplicativo. Lo stile esplicativo non è altro che le motivazioni che noi diamo continuamente a tutto ciò che ci accade, che sia di carattere positivo o che siano delle avversità. Questo stile esplicativo può essere ottimista, può essere pessimista, temporaneo o permanente. E a seconda di qual è il nostro stile esplicativo, influenziamo continuamente il nostro successo in tutti gli ambiti, dal lavoro alla salute, alla politica, alla religione e anche nelle situazioni di massa come lo sport. Parliamo per un attimo della salute. Lo stile esplicativo ottimista ha un'influenza sulla salute che è notevole ed è in tre modi. In primis, le persone ottimiste hanno le difese immunitarie più attive e perciò rimangono in miglior salute. In più, le persone ottimiste godono di un'autostima più elevata e questo li porta a prendersi più cura di sé. E anche godono di un supporto sociale migliore perché tendono a sviluppare dei rapporti di amicizia e di amore più duraturi e questo è stato provato che ha un'influenza notevole sulla salute. E cosa si può dire sul mondo del lavoro?
Gli ottimisti, e qua citiamo il professor Snyder dell'Università di Kansas, hanno una componente proattiva che è indispensabile nel successo lavorativo, e si parla della pianificazione. Gli ottimisti tendono a cercare delle evidenze tangibili nel mondo circondante per poter supportare la propria posizione ottimista davanti alla vita. E in più sono persone più perseveranti. E voi lo sapete meglio di me. Quando si inizia un progetto di intraprendimento o si ha un'idea, l'entusiasmo è fondamentale all'inizio, ma è la perseveranza che diventerà cruciale nel tempo. Quindi a questo punto ci possiamo chiedere: c'è una relazione diretta tra l'ottimismo e la felicità? Sono le persone più ottimiste ad essere di conseguenza più felici perché sviluppano dei rapporti interpersonali migliori, hanno una miglior salute, più successo al lavoro? O è il contrario, persone che per delle circostanze sono già più felici diventano ottimisti e lo rimangono nel tempo? Sulla felicità si sa che un bel 50% dipende dalla nostra condizione genetica, e qua sfido tutti, possiamo fare ben poco oltre che accettarci. Ma un altro 40% e 10% dipende dalle nostre circostanze e dai nostri pensieri. La domanda è: riusciamo ad influenzare questa seconda metà? La risposta ce l'ha già data Facebook nel 2012. Facebook ha realizzato uno studio su 700.000 utenti e l'ha fatto senza il loro consenso, ma qui non siamo venuti a fare polemica. E in questo studio ha segmentato i contenuti esplitati all'interno del newsfeed degli utenti in maniera positiva o negativa. Si voleva provare se questa segmentazione poteva influenzare il loro stato d'animo. E la risposta è stata esattamente quella. E gli utenti sottoposti a stimoli negativi hanno iniziato alla loro volta a postare contenuti del tono negativo e viceversa. Davanti a questi fatti, ovvero che l'ottimismo sia così indispensabile per lo sviluppo, per il successo, per la felicità, e che lo si riesca ad indurre e ad influenzare, io insieme a un gruppo di ragazzi abbiamo avuto un sogno e nel 2014 abbiamo iniziato a pensare di creare uno spazio virtuale segmentato di notizie positive. Notizie che potevano arrivare sia dall'aggregazione che da contenuti originali creati dagli stessi utenti. E così è nato Sonshus. Sonshus è un social network segmentato in maniera positiva che funziona con la geolocalizzazione, il che ci permette in tempo reale di vedere qual è l'ottimismo a livello globale e che funziona in maniera fruibile. Però non volevamo fermarci soltanto alla segmentazione. Volevamo che questo fosse uno spazio dove si potessero misurare i comportamenti virtuali in maniera tale da generare delle statistiche con una certa valenza dal punto di vista socio-economico e che fossero di carattere ottimista. Ma avevamo una sfida davanti, non è facile popolare un nuovo social network, lo sapete bene. E in più volevamo combattere l'isolamento che, come abbiamo sfiorato all'inizio, è una componente indispensabile per chiudere il cerchio. Così abbiamo ideato un'applicazione, questa applicazione è ancora in fase di sviluppo, è stata presentata in anteprima a Las Vegas in occasione del Collision e anche accolta positivamente da una delle agenzie delle Nazioni Unite qualche giorno fa a New York. Questa applicazione è uno spazio virtuale che in tempo reale, nel raggio di pochi chilometri, permette alle persone di interagire attorno alla risoluzione dei problemi. Quindi sostanzialmente io posso postare una richiesta d'aiuto e far diventare qualcuno che non conosco il mio eroe spontaneo, perché questa persona può aiutarmi in tempo reale. Questo progetto, come tanti altri, sono solo una delle mille forme che può acquisire l'ottimismo se preso alla base della ricerca e dell'innovazione. Ed è, da parte mia e da parte del mio team, un invito a tutti voi a non sottovalutare l'ottimismo nelle vostre scelte personali e professionali. Noi intanto, all'inizio di questo speech, ci siamo presentati. Alcuni di voi magari avete una memoria migliore della mia, vi ricorderete del nome della persona che avete conosciuto, altri magari solo del loro volto, ma l'importante è che quella persona non è più un estraneo e i suoi problemi non sono più così lontani né così astratti e questa, credetemi, è un'occasione per renderci utili, per diventare magari gli eroi degli altri e soprattutto è una ragione per rimanere ottimisti sul futuro. Grazie mille.